Praticamente noi siamo qua perché c'è l'idea della giunta quindi di fare una gara a 5 lotti per quanto riguarda l'appalto delle pulizie, assistenza e sorveglianza all'interno dei nidi, e questo appalto in questo momento con queste condizioni non garantisce la tutela occupazionale per circa 2500 persone. Quindi siamo qui per chiedere un tavolo, lavorare con loro e costruire insieme a loro, quindi nessuno vuol fare niente di diverso, ma costruire insieme a loro un percorso tale che possa garantire che non rimane nessuno fuori da questa parte. Mi scusi, Gemma, ti ricordi? Gemma, a settembre, quando stavamo nella sala del carroccio che l'abbiamo occupata, ma che abbiamo fatto? Era settembre, era settembre, stavamo, guarda come sto ancora. Augusto Fantini, licenziato molti servizi a settembre 2014, ci siamo uniti alla lotta con i colleghi della multiservizi per sapere che fine fa la multiservizi e soprattutto noi quando rientreremo nel mondo del lavoro in multiservizi. Allora, noi siamo qui di nuovo, abbiamo rioccupato l'aula Giulio Cesare perché vogliamo più chiarezze dalla maggioranza, opposizione, chi esso sia. Allora, chiediamo non la gara a 5 lotti, stiamo qui perché qualcuno ci dia delle certezze. Noi vogliamo la salvaguardia occupazionale di tutti i posti di lavoro, cosa che adesso non ne parla nessuno. Tutto qua, vogliamo più chiarezza.